Ciao a tutti, in questo video vi mostriamo un Nissan X-Trail, ultimissima motorizzazione, 1.6 DCI 130 cavalli, Euro 6, in versione Tecna, macchina veramente ben accessoriata, fari B-LED, ok? Quindi LED per luce posizione, LED per illuminazione, chi se ne intende sa che sono eccezionali come luminosità di notte, sensori parcheggio sia anteriori che posteriori e telecamere su tutti i 360 gradi della macchina. Adesso poi vi farò vedere una videata dall'interno. La versione Tecna ha in abbinamento questo cerchio maggiorato da 19. La macchina ha percorso solo 6700 km. Altra telecamera, ok, tacchete. La vettura è dotata di keyless, quindi posso tranquillamente aprirla e chiuderla senza tirar fuori le chiavi dalle tasche o dalla borsa per le signore. Abbiamo sedili elettrici, ovviamente 4 vetri elettrici e specchi richiudibili elettricamente, sedili regolabili elettricamente, full pelle, ok. Allora, accendo solo il quadro per non far partire il gas di scarico e siamo al chiuso. Tappetini personalizzati ovviamente, la macchina è dotata di portellone elettrico automatico e safety pack, adesso vi farò vedere in cosa consiste. Qua abbiamo l'antipatinamento, lo start e stop, i sensori di parcheggio. Il safety pack, cerco di farlo vedere un po' meglio da qua. Allora, tracket, qui accediamo al menu della macchina, eccolo qui, questo è il safety pack. Quindi abbiamo assistenza di corsia, il punto cieco per gli specchi retrovisori, la frenata di emergenza, ok, tutte queste cose più le altre varie funzioni che abbiamo, la pressione pneumatici, l'avviso quando sei stanco, piuttosto che il lettore di cartelli stradali, il computer di bordo classico, la navigazione, eccetera eccetera. 6848 km, come potete vedere anche dal quadro. Quindi torniamo a noi, cruise control, comandi al volante, tutte le funzioni che abbiamo di qua. Qui abbiamo ovviamente navigazione, Bluetooth, CD, come si chiama, radio DAB. Qui abbiamo la visuale del posteriore e poi i quattro angoli della vettura, ok, quindi si può vedere proprio tutto. Abbiamo anche l'assistenza di parcheggio, ok, il parcheggio automatico, il clima è ovviamente automatico bizona, presa aux USB. La vettura è un 6 marce, ricordo 130 cavalli Euro 6, ultimissima motorizzazione. Sedili in pelle sono anche riscaldati. Abbiamo il bracciolo molto spazioso con una presa accendisigari supplementare internamente. Ok, adesso apro la porta, ma poi la visione ve la faccio dall'altra parte che è un po' più comodo. Allora, apriamo il baule. Baule, come vedete, portellone automatico. Opala. Abbiamo il vano di carico veramente spazioso, è diviso in varie sezioni, quindi abbiamo questi separei che possono essere portati fino giù in fondo e aumentare lo spazio, oppure come in questo caso mantenere il piano finché non ci serve tutta la capacità di carico. Schiacciando il bottone, poi il mio baule si richiude ancora. La zoomata sui cerchi che sono veramente belli, ricordo gomme da 19 pollici. E di qua cerco di farvi vedere meglio l'interno, che è assolutamente stupendo. I sedili poi sono regolabili, si può fare un po' di tutto, buttare giù, ribaltare. Nel caso date un'occhiata poi alla scheda tecnica sul nostro sito, vi ricordo tutte le informazioni su auto sono ebrosadelli.it. Quindi ricapitoliamo: febbraio 2017, 1.6 DCI, 130 cavalli, Euro 6, full optional, quindi fari B-LED, interni full pelle, sedili riscaldati, sedili elettrici, telecamere su tutti e quattro gli angoli, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise, safety pack, assistenza di discesa, vetri scuri, assistenza di frenata, visione angolo morto, line assist, insomma ce ne talmente tanti che sicuramente ne sto dimenticando qualcheduno. Tutte le informazioni e i dettagli li trovate sul nostro sito autosalonebrusadelli.it. Vi aspettiamo per un test drive quando volete, grazie per l'attenzione e a presto.